Ciao ragazzi, facciamo un po' di pollo buonissimo. Questo è del petto di pollo tagliato a fettine, un po' di farina, un po' di vino bianco, olio e sale. Prendiamo i nostri petti di pollo e li tagliamo in questo modo a striscioline, vedete? Quindi tagliamo il pollo, dopo lo infariniamo un attimino. Veramente molto buono fatto in questo modo, ve lo posso assicurare, vi raccomando, provatelo. Una volta che abbiamo tagliato il pollo, per velocizzare prendo una boule, se no magari dobbiamo stare veramente 10 minuti per infarinare il tutto. Metto un po' di farina nella boule, il petto di pollo, ancora un po' di farina, il petto di pollo, ancora un pochettino di farina e il petto di pollo. La metto così la farina in modo che non si attacca, no? Come vi devo dire, non si attacca se voi lo mettete così, mentre se lo mettete tutti insieme può essere che si attacca un attimino. Facciamo in questa maniera, come vedete si infarina molto bene e mettiamo una padella con un po' di olio a riscaldare. Lo infariniamo bene bene, gli facciamo prendere la farina. Avete visto come sono infarinati molto bene? Ci laviamo le mani e andiamo in padella. Quindi mettiamo a riscaldare l'olio. Iniziamo a mettere il nostro pollo. Una volta che abbiamo messo il nostro pollo, lo lasciamo così, diciamo, 5 minuti, dopodiché lo giriamo un attimino e sfumiamo con un bel bicchiere di vino bianco. Ok, mescolate o date una saltatina, come meglio riuscite a fare. Fiamma ben spedita, mi raccomando, ancora qualche minutino, dopodiché iniziamo a sfumare. Bene, prendiamo il vino bianco, sfumiamo e continuiamo la cottura per almeno 5 minuti. Aggiungiamo subito un pizzico di sale. Cinque minuti, il nostro piatto è pronto. È buonissimo, signori, ve lo posso garantire che è veramente spettacolare il gusto che prende questo petto di pollo con un po' di farina, un po' di vino bianco in questo modo. È veramente buonissimo. Diamo ancora una mescolatina, possiamo andare ad impiattare. Vi consiglio di fare anche qualche patatina fritta che ci sta veramente benissimo. Guardate che spettacolo. Andiamo ad impiattare. Mi ero già preparato le mie patatine fritte, fatelo anche voi. Un ciuffettino di insalata. Un po' del nostro pollo che è veramente spettacolare. Con questo sughettino appena appena diventa molto più saporito. Possiamo anche utilizzare le mani che velocizziamo un attimino. Basta così. Il nostro piatto è pronto per essere servito. Io vi ringrazio, vi mando un bacione a tutti quanti e se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Ciao ragazzi!